Ben ritrovati, io sono Veronica, sono napoletana e vivo a Palermo da 20 anni. Oggi preparerò per voi un piatto tipico palermitano, la pasta col broccolo in tegame. È davvero molto semplice da fare e davvero gustosa. Guardiamo subito quelli che sono gli ingredienti. Abbiamo il broccolo o cavolo verde che andrà lessato con un po' di sale e l'acqua di cottura servirà dopo per cucinare la pasta. L'uva passa che in precedenza ammorbidiamo, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, concentrato di pomodoro, acciughe sott'olio, pinoli e la mollica, ovvero il pan grattato che può essere tostato con l'aggiunta di un po' di sale e parmigiano, lo potete fare anche voi in casa. E infine la pasta. Io per unire sempre la Sicilia e la Campania ho scelto uno spaghettone quadrato ruvido di Gragnano, ma la ricetta originale siciliana prevede il bucatino. Passiamo alla cottura. Ho fatto arrosolare la cipolla, ho aggiunto l'acciuga, l'uva passa e i pinoli. E dopo averlo mantecato in padella con un altro po' di parmigiano, questo è il risultato finale, una spolverata di mollica e può essere servito. Buon appetito! E a questo punto non mi resta che augurarvi buon appetito, un saluto a tutti voi di Media TV e mi raccomando, restate a casa!